Qual è stata la sua reazione quando ha ricevuto questa revoca da parte del Presidente della provincia? Di grande serenità. Io tengo a precisare che sono tuttora nelle funzioni, perché quello che mi è stato notificato è semplicemente una comunicazione di avvio di un procedimento che vorrebbe arrivare a una revoca, e quindi è bene chiarire che al momento io sono ancora nel pieno esercizio delle funzioni. Sì. Poi è chiaro che a tutti quei divieti che sono stati mossi al mio operato, io darò puntuale, precisa e documentata risposta, perché ritengo che siano assolutamente infondati. Io darò le mie risposte, per esempio rispetto all'AIEL, presto saranno resi noti atti che sono il frutto di un lavoro lungo, faticoso e anche importante, che ha fatto chiarezza e ha fatto chiarezza fino in fondo sulla situazione dei bilanci dell'AIEL, così come si darà conto di tutta una serie di attività che sono state poste in essere. Il compito era quello di chiudere il consorzio, e posso garantire che io sono in condizione, se ogni attore che è presente sulla scena fa la propria parte, sono in condizione di far chiudere il consorzio a stretto giro. Poi se c'è qualcuno che invece immagina che questi carrozzoni debbano restare in piedi all'infinito, allora è diverso il ragionamento. Il mio compito è stato proprio quello di quantificare i debiti e i crediti del consorzio, e vi posso garantire che questo lavoro lo stiamo facendo tra mille difficoltà, perché per quantificare bisogna attendere anche la fine delle cause che sono in corso. E quanto è arrivato questo debito? Sicuramente supera di gran lunga la cifra di 13 milioni che è appunto a rispondere in ogni sede del mio operato. Da questo punto di vista, gli accertamenti li ho avviati, dove li ho potuti concludere li ho conclusi, dove devo attendere che si pronunci un giudice civile, perché sono cause civili specialmente per quel che attiene i debiti dei comuni, dobbiamo attendere i tempi della giustizia civile, che in Italia sono notoriamente lunghi.